Le reportage en langue corse maintenant, un bon vieux village de l'intérieur, pas très loin d'Ajaccio, Casalione. Un village sans histoire, mais derrière, j'allais dire, cet anonymat, se cache peut-être la vraie Corse. Suivons le guide, Jacques Luciani. Casalione, a Gaza o Lione. E chi Lione sarebbe? O meglio ne vede andare a bere, ma prima di scolonare Tana e Bestia Veloce, scoprimo un ruglione che si stende da un paese, Casalione, a Somarina, Tiuccia, ben inteso, più conosciuto. Fabiani, un mere, ci parla da suo comune. La comune, come tutte le altre comune corse, ha questa differenza, ce ne parecchi che si trovano nello stesso caso. C'è una partita che ha montagna, una partita che ha piaggia. La partita che ha montagna se ne muore. Ancora l'estate? Bigitè, no, l'estate allora è tutto, non c'è mica abbastanza, né cave né suagliole partono a niente. Ma l'inverno è di cavere, se noi veniamo a 60 persone o tutto. Voilà. Casalio era un paese di cultura che lo fosse di vino, non c'è più che cantine vuote e botte vuote che si merzano. Che dopo che stiamo di lavoro, c'erano una settantina di paghi di voi, c'era 17 coi, c'era 17 pastore, c'era una latteria in Casaglio, una latteria in Tiuccia, c'era tutto coso, il piano di Liamone, la proprietà di Olazzo, l'artigio che gli mandava in Francia. E a Vale ci arrestiamo, anche l'aiuto della Somivacca a fare un po' d'orzo e parnici, quelle che pure arrestava. Allora, cari amici, torneremo a parlare di Unione. Ma credo che, come per Pianello, in due pianuroncini, qui di noi ci fosse stato un sbaglio. E forse un sbaglio scherzoso. Perché in questo paesuccio grazioso, squisito, arbinto in macchia, Lione ce n'è quante montecinte. Sarebbero piuttosto agnelli. Agnelli strade da un pastore come Sieve, uomo di Dalente, di Urtrina, corso di razza pura. Predatori, amici di tutti, quindi è da mare in là, anche di certi rani, di certi ricconi, come il principe Rinieri Monaco, di un violino di un presidente della Repubblica Lupe, di Rothschild, e dopo era Andrew Malraux, un uomo a conoscere, per meglio stimato. Mi si vede sempre in sottana, siete un prete all'anticogna. Non sono mica l'anticoglia, subito i principi che mi hanno insegnato. Ma il piatto la sottana o il gran seminario non è più che tata. Allora siete un prete della tradizione? La tradizione si può prete, sì, subito, è mia opinione. Perché nella vostra chiesa non c'è mica altare e faccio buco? Ah, no, c'è l'altare che hanno fatto i nostri antichi. Non serve sempre l'altare degli antichi, le carreghe e i santi. Sarebbe una catastrofe se cambiava tutto. E quando voi pregate? Con un pulpito. Non t'armenti quando ti andava a caccia, bene che pato, le coste di Cenarca. Pigliavi tanti segnali, tombavi tanti segoni. Non c'è più spartizione per le capre discussione. A Vassile hanno appresiato quelli vorrà il rinomato, squalire il patrone, il prete di Casalione. A stare per sotto, hanno fatto stare la comune pure la mia qui. E quando piove sono obbligato a passare qui per niente all'acqua. Ma è meglio per e voi? Qui, papà, ti compri tutto il terreno per fare la palla. Allora, posterò. Hai visto che ci sono anche le buste per i miri? Sì, le buste per i miri, le compisco. E io quando vado a fare la proprietà o vengo là, ho fatto il terreno per tirare i colombi e i segnali dentro o vengo là. Siete un gran cacciatore, ma ah, io tomo, manco 100, 105, e tomo fino a 30 una mattinata. Di che? Segnali. Segnali.
E cani quanto ne avete? Ah, ne avete sette, tutto, ne avete visto, ci sono tutti i cani. Ne avete uno che ha 16 anni, settimana passò 15 giorni fa, ha strappato la catena e ce l'ha una giovra, sono partiti da parete, quindi da montagna. A sera mi unge, è già tutto sanguinoso. E la cattiluccia mancava. Ci segnava, l'aveva menato, ha strappato, aveva un vicaretto di fuori, un vicaretto, eh. Il gatto non aveva fatto niente, crento. La gente mi ha svegliato con il marco del crume e tutto. E dai tutto 23 giorni senza cuore. Dopo l'ha fatto 3 punti e aveva ben guarito. Questo è il fucile più rinomato. È stato pigliato a Mont Pietè. E mi sono curato un cruso, non c'era un rettore che è stato qua, andava un riccone che aveva fatto a carta e aveva dato con anfibia. Dopo ha aggiunto negli privati. L'hai pagato caro in questo momento, qua ce n'è. E beh, questo fucile, senza contare, cercare un tombo alto, ma è giù un tombo manco più di 100 segnali, senza contare il levo e pernice. Ma te c'era tanto a casa, ma non c'è più nulla. Dammi un'altra idea, come ti conosciuto Andrea Malarò? Ah, c'era Colonna, José Colonna, che era un affare che c'era, un'altra personalità, era un grande amico. I miei fratelli, Noello e noi. Allora, come noi organizzava le castigliate, facciamo le feste insieme, c'era il mio ricone che veniva. Abbiamo fatto anche una castigliata in Normandia, con quelli di Rothschild, e hanno, quando c'era, allora c'è stato un cacciatore, mi ha chiamato e ha detto: attenzione, c'è un libro che vi garantisce l'età. Ha detto: fatelo parte, no, tiratelo, fatelo parte. Ha tirato una cotata, quando ha tirato un salto, babà, con quel po' di fucile corso, e è venuto una parte un libro all'altra. Dopo passavano i colombo, mi messo in giù, fucile, terga, sono stati miracolati, veramente, è stato un fucile straordinario, hanno detto. E per dire, tutti i ricchi venivano qui, allora via tutta la mia equipe di giovani, durante l'estatina, i pomi, i fagioli e le pomate seccavano. E ricompensavano, casse crute affari e poi davano soldi. E dopo tombavamo i segnali, ispiravamo quando i flubbio e queste equipe e famo le feste. Ma e come fava? Abbiamo fatto i gettiuccia, una gente che ha fatto a colto, una gente mazzo d'animo. A sera famo una grande riunione con questi ricchi chivi e cantava un Dio Salve Regina. Ma allora com'è nata questa amicizia con Malarò? E beh, così si è partita in questa riunione. In questa, io non lo conoscevo manco. Cantava, ah, no? Ah, un po' cosa, era un po' come fa, io non lo sapevo anche di Rai del primo tempo, non lo sapevo, perché la pittura è sempre un conditore. Allora qui siamo nella proprietà? Siamo nella proprietà, ma la parte era qua su, dalla montagna, quanto è dire tutto, cioè, ci vuole partire là, ci vuole quasi un giorno. Allora se Don Prete è ricco? No, non sono mica ricco, sono un metemno. E quando hai qualcosa, gli spendo. Gli spendo, vedete, gli compro qui. Quando hai bretti, non me lo siamo va. Erano tutti la magione con un po' vedete. Poi si vedono qui, gli vedete. Tutti la magione. Dopo è morto chiesato. E non so mica partigiante come ne faceva cosa mi faccio. Che se vede pure questo come agli occhi, si mettono tutti innanzi e diminuiscono quando faccio i castagni innanzi. Ma a una donna la sera ha detto, avevamo castagni in corso che fa mangiare. Orosamente. E a macchia è utile a tutte le cose. Le vaccine, eh? Mangiano aianda, giungano i colombi, faccio le merenghe, è tutto, è necessaria. A me se vede i balli, quando potete mangiare i colombi che si rabattano qui, ne avete che affuggerà e tutto. È una videzza, è più bella ricchezza, quando vedrai la ricchezza, se vuol dire che passano bene. No? Questa è la contrada dove stavano i banditi. In che anno? Parlo, ma già sono 80 luglio, con 35, con giacca. Siete conosciuti? Come siete conosciuti? Hai conosciuti tutti. Hai conosciuto a Spade, hai conosciuto gli altri. E Caviglioli stavano su, in quella argalata. C'aveva la sua proprietà, faceva vicino. Gente che erano, non mica cattivi. Quante spada, e lui stava chivi, con la sua famiglia. Vivi anche, tuttavia, gli animali, uva, il carbone. E che erano onesti, non c'era niente di. O al contrario, scontrava cemento, non sa più beta che poveretta non fiume, con la sua cartucciera, un revolver per parte, un fucile, ma toujours souriant. E poi c'è un'altra particolarità, una vostra personalità, forte personalità, gli si arreccia i capelli. Ah, beh, questa qui c'è. È una storia, ci l'ho raccontata.
era presenza rera, rasa rera, aggirolata. E si rompe il naso, disse non ti ho filtro con te, a Roma. Ma io non ci andavo mica, veniva, disse il nomato prete, giovane. Ah, come la contessa Peraldi aveva fatto partita anche da, ma visto la sua età, ha rinunciato, ha detto, vescovo, gli disegnava un prete, e ha disegnato a me. E sono partito senza passaporto. Affè, il Papa ci ha dato l'udienza, era morto la persona, tutti in due ranghi, e mi trovavo innanzi all'ultimo. È giunto il Papa, con tutti i cardinali, tutta la parte avanti. Pio XI. Gli Pionzi. Ho subito poi Beres, la parata, i corazzati, come i giovavi. Come va? Ah no, c'è un cambiamento, vega, la televisione, è più la stessa cosa. I cardinali con le mantelle in purpura lunga. Allora dopo ci ha fatto un discorso e poi aveva Caruso, Carnavo, il segretario a dritta, era lì a manca, che era con gli smanti, e passava, fa bacia a mano a tua mano. Quando è tornato a me è piantato. Ha detto questo qui non è ancora parroco sacerdote. Ha detto un semplice studiante, lui vescovo no, santità, e gli apprete, gli ho conferato 5 parrucchie. E mi mostro come un Benjamino di prete corsi. Allora il Papa ha detto quanti anni hai? Allora, e poi non c'è, sto via. 22 anni ha pigliato, ma mi ha accarezzato e mi ha pigliato, mi ha messo i capelli e mi ha frullato i capelli, comunque sì. E poi ha messo diventato leggendario. Non è mai dettaglio? Ah, un dettaglio, manco per ombra. Ma anche mi pone una importa che ne posso morire, va a mangiare.